Buongiorno, cielo grigio, nuvole cariche di pioggia, stanotte ha fatto il diluvio, vento e pioggia, abbiamo ballato un pochettino con il camper, ma il vento che ha tirato, impressionante. Laggiù c'erano, dove vedete quel secchione verde, ce n'erano due, ma ce n'è uno solo, l'ho cercato, ma se santo sta, cioè è volato proprio via. Allora, l'intenzione è muoverci fra un'oretta, vorrei andare in un posto, ma dovrei rivedere un attimino le coordinate, e non c'ho Google, non c'ho internet. Adesso vorrei però andarmi a fare una passeggiata con Bulletto, perché ho visto ieri una capannetta, una specie di rifugio semiaperto. Voglio andare a vedere che cos'è. Allora, la capannetta, eccola lì. Andiamo a vederla, va. Io proprio così, sciavotte. Aspetta. Ah, ma una cappelletta! Che carina! Chiesetta dedicata a San Giovanni Gualberto, patrono dei forestali, restaurata dal gruppo Alpini. Bella. Voglio farne le crocette con i legnetti. Un po' lugubre però sta cosa dei crocetti con i legnetti, eh? Vabbè, per rispetto ci siamo fatti il segno della croce. Bella, bella sta cosa. Sa quanto è spiovente sto letto. Bellina però. Andiamo. Ecco perché lo porta al guinzaglio, eh. Ha visto dei mucche e se lo mangia. Dai, buono. Questo è bello. Ciao. Giriamo noi perché lui è stronzetto. Devi lasciar sta. Ciao. Ma fai finito? Dove vai? Andiamo. Basta. È così. Ritornati. Vediamo Sanni a che punto è. Era un uomo tutto. Che se magno? Ah, buongiorno. Tra i monti, come hai?
Sei pronta? Quasi. Quasi, ok, dai che partiamo. Addoiamo. Innanzitutto ando a prendere un attimo un po' di rete. Visto là, guarda quante mucche. Quante sono mucche, mi sa, sono buone. Sono mucche. Ah. Andiamo, oh. Dica. Chi è lei? Ehi tu. Ehi tu. Oh, si riparte. Ma chiuso lo scalino? Sì, sì. Un po' si è calmato. Tu dici che il secchione è quello laggiù, sì, eh? Sì. Dici che è volato là. Non è volato, io penso che siano venuti questi a pulire. No, sono pieni. È volato. Ci hai evitato, meno male che ci hai evitato. Andiamo a cercare qualche posticino carino, un po' di rete. Eh sì, ma sa che è quello, perché sta tutto storto. Già stamattina ho dovuto tirare fuori la cassettina da attrezzi, fa un paio di manutenzioni. Uno si era staccato un fermo e quel lavoro artigianale rotondo che ci hanno fatto in Sardegna, che ho messo sul tavolo a primavera. Ma piccola! Vitellino, vitellone, pure questa. E dicevo, non ho capito, l'ho distratto dalle mucchette. E poi ieri sera, quando ha tirato vento forte, ho chiuso di corsa la parabola, mi sono seduto in cabina al lato suo, fumando una sigaretta, guarda qua la situazione, ho aperto la tenda sua, il pezzetto era rimasto sul sedere, mi sono seduto, però mi ha sbracato la stecca che la tiene, e stamattina cacciavite, vidi, mi ho messo un po' più grosso. Vabbè, ci vediamo dopo. Attacco il tubo e me lo allungo fino là. Oh, tocca arrangiarsi. Lo che cazzo. Io do. Go. Alla nostra. Qua sotto ci stanno delle piccole cascate. È infiniciato. Se riesco a farvi vedere, se non mi ammazzo. Oddio, eccolo. Ah, che spettacolo. Bello. Bello, bello.
Che meraviglia! Guardate che piano lì! Allora, non mi sono voluto fermare proprio nella piana perché tira un vento pazzesco e magari la notte aumenta anche di più e alla fine disturba il cervello. Allora, sta strada continuava ancora più su, io poi so per esplorare, però mi sono voluto fermare perché incomincia a essere un po' impervia, me la voglio andare a vedere magari dopo con bulletto. Alla fine ci siamo fermati su questo spiazzo qui. Siamo un po' riparati dalla montagna, dal vento, ce l'abbiamo diciamo attorno. Lì poi incomincia tutto l'aperto per il vento, qui siamo un po' più riparati. E mo si prepara da mangiare, c'ho una fame, sarà tipo l'una e mezza. Mo vediamo subito. Ma se sta su. Zappego! Scendi un pochetto, va? E che lo... Allora, per pranzo... Devo fare istruzzaprediche i funghi. Istruzzaprediche i funghi. Grande! Amo, c'ho fame. Che ore so? Amo, c'è pure l'orologio là. L'una e mezza, possibile? Mazza, ci ho preso, l'una e mezza. C'ho lo stomaco mio che è un orologio. Mamma mia, guarda, c'ho... tutto il tubo, guarda il tubo per le acque grigie, guarda, pare caramellato, è tutto infangato, perché sì, le pozze, no? Guarda il fango. Vabbè, noi se rilassiamo e se facciamo un piatto e basta, a dopo. Hai saltati con aglio, prezzemolo e peperoncino. Mamma mia. Come fai a non... Che pasta? Strozzapreti. E io li chiamo strozzapreti e qua li chiamano maccheroni al ferretto. Qua li chiamano maccheroni al ferretto. Mamma mia. Con questi due funghetti. Un'altra volta vi faccio vedere, mi impegno, con il mio amore, e faccio la lasagna, la lasagna su abbraccio. Voglio provare a fare. Su abbraccio, dice? Con delicata, piano piano, però una lasagnetta fatta... A nella pentola forno? O metti la teglia, però la devi chiudere. Nella pentola forno, però con la tielletta. Una tielletta piccola. Ah, ok. Piccola, messa nella pentola forno e chiusa quindi sopra. In modo che non mi si brucia sotto. Stavo a pensare stanotte, perché a me stanotte vengono i voi. Siccome dormo poco. E viene le voglie di quello che mi cioè, succede. Dorme con me, gli prende le voglie da mangiare. Ci credo, basta ti guardo, amore. Avete capito? Vabbè. Oh, non vi perdete le prossime ricette, iscrivetevi al canale, condividete i video, così non vi perdete alla lasagnetta, ai peperoni, prossima che farà. Vera, ai peperoni si può fare, lasagna crema di peperoni. Iscrivetevi e condividete il video, alla salute, i video. Mamma mia, che possaccio. Comunque sta a caricare, guarda le nuvole, stanno a caricare, sono gonfie, eh? Arrivano uno sgrullone, mi sa. Questi sono pronti, lo spengo. Dai. Odorino è buono. Mamma mia. Vediamo. Ma saranno proprio buonissimi. Ma devi tirare tutta Bacchia, la panna. Pronta, pronta. Non potete capire l'odore. Mamma mia, questo è buono. Sono un po' viscidosi che mi sfuggono. Sì, ma quello non è buono. Sì, sì, anche quello pesce. Questo è buono. Poi quei funghi lato. Questo non è buono. Se lo si va a mettere lui è questo buono. Questo è buono. Buonissimo.
Mamma mia, che odore, che odore! Ma un po' di piccantino ce lo mettiamo? Ci ho messo? Ce l'ha messo? Allora assaggiamo, sai, ce lo mettiamo. Quarto volo. Vabbè, se lo vuoi, lo prendo un attimo dopo. Un po' di parmigiano, un po' di parmigiano, vuoi tu un pochino? Poco così. Questa sì. Un po' di parmigiano, okay, amore mio. Mi ci metti un pochettino dell'uglietto piccante? Tanto sono sicuro che... Aspetta. Ce l'ho messo, eh. Questo ho fatto io, eh. Questo è l'uglietto piccante che ha fatto, non è quello di papà. No. Oh, oh. Ma scatta il caffè, eh? Grande. Mamma mia. Caffettino, pennichella e poi Dio provvede quando ci alziamo. Ciao ragazzi. Ah, buongiorno, compagnia delle mucche, eccole là. Infatti mi tocca di messo sto disgraziato al collare perché sennò attacca. Già viste, ecco. Ah, devi far finita. Buongiorno. Buongiorno. Faccio il caffè, va. Ah. Sta becco sempre un fragante. Tanto io ho detto tutte le mattine la firma. Bella lei. Curacci loro, amore. Curacci loro. Mamma mia. Facciamo tanto aria. Belle loro, hanno dormito qua vicino a noi. Lei c'ha la rosellina sulla cucina. Facciamo il caffè, va. Colazione.
Au! Pollo! A basta! Vai! Caffettino. Grazie mille, amore. Buongiorno. Se cominciamo a svegliare per bene, va? Allora, l'intenzione è non pranzare qui. Andiamo in un altro posto che ho visto e nel mezzo del tragitto, pare una poesia, mezzo del cammino della nostra vita, c'è un'area servizio gratuita. Se non sbaglio, nella lista dei servizi forse c'è anche la lavanderia, però è a pagamento, a gettoni, perché sa, mi voleva far bucato, ma c'ha freddo, beh, porella, quasi quasi farei io. Ci facciamo prima la doccia. Sami, cominci tu a farti la doccia o io? Sì, vado un attimo al bagno e poi subito doccia. Ah, ok. Se fa prima la doccia lei e poi io. Intanto, sigarettino. Ecco che si è mucchiata. Te si resetta proprio il cervello qua. Le mucche si sono allontanate, quasi quasi lo sciolgo bullo. Mannaggia la miseria, ma come devo fare questo cane? Non si gode niente, ma manco me lo godo bene io. L'ho portato due volte a due istruttori per fargli un correttivo, niente, non ha funzionato. Guardate qua, un'anima in pena, fanno sta assicurare con me, un'anima in pena, sei tremendo, te sei preso una zoccolata da un cavallo, che grazie a Dio che ti ha spaccato un due. E ancora vuoi attaccare gli animali così liberi, eh? Devi stare buono. No. È inutile che tremi. È inutile che tremi. Per farmi pena. Tra un po'. Che stanno laggiù. Questo è un paraculo pure da lontano. Un suo sigarettino in pace. Ci vediamo dopo. E tocca a me? Ecco, amore, svuoto un pochettino. Amore, sei troppo spogliata. A chi? Sei incinta. Incinta? Basta che sei incinta. No. Ah, ho già dato. Vabbè, tocca a me, va. Doccetta. L'ho messo in moto. Così si caricano un po' le batterie. Ho sceso l'inverter, c'ho tutto in carica, PC, lampade, torcette, telefoni, il sole non esce, c'è batteria a 13,4, sta scaricando a 0,4 A. Ricca doccetta, anzi, mi metto il cappello. Sono acido il vicario, lo sai che fa? No. Picca, che è? Stava per esami?
dice che domani qua mette a neve. Parteciamo. Già programmato andarsene. Infatti mo lei mette a posto dentro. Andiamo all'area del servizio gratuito. E poi andiamo in un posto che ho visto. Amo! Dobbiamo trovare i cornettini nostri, questi fanno cacao. È plastica. Anzi, la plastica era pure sgruppiarella, gomma. Questo ci avevo. È arrivato un cacciatore. Va in cerca dei funghi. E tartufi, c'ha due cani da tartufo. Parlando un po'.